Oddio, non ci posso credere. Ma senti, Beh, ma che c'è in mano? ma che Lascia c'è il la rete. guanto dei Il Thanos? mago dermo. Cocco, Ah, sto vedi ce l'ha cercando così. di rinif... Ma tu fai un giro così, no? Dimmi. Certo, sei più caruccio te che 17-27, te dico la verità. Il 727 fa... Ma mi sai che ci ha fatto quello ieri con la chitarra, Forello? Chi è? Che... Tu stai a parlare, stavo sulla chitarra, hai detto che gli allacci da forte. Ma sono domande quelle. Allora, voglio spiegare, ma guarda, meno male che me l'hai detto. Allora, torniamo un attimo indietro. Quella era un'intervista a Roma Today, giusto? No, Roma Today. Allora, questa signorina mi ha chiamato, mi ha detto, un brasiliano, posso intervistarti? Siamo Roma Today, bitivi in badava. Dico, vabbè, dico, mi sono rotto il cazzo delle borgate, andiamo al piccio, ok? Ok. Siamo andati a Piccio, c'è stava questo ragazzetto che quando siamo arrivati suonava la chitarra, ma era molto blando. Però noi non so, stavamo ancora per niente, perché io parlavo e la mia voce. A un certo punto, per attirare la nostra attenzione, questo ha strimpellato. E io ti dico la verità, io dico, mo gli do la chitarra, gliela testa paro paro e lo butto, capito? Poi che è successo? Siccome stavo facendo un discorso molto importante per i giovani, mi sono soffermato semplicemente nel dirgli, oh, perché me lo stavo a fare apposta, tutto qua, lo stavo facendo apposta. Quindi io gli ho detto, oh, che devo fare con questa chitarra? Mo te la frullo, te la frullo lì sotto. E basta, solo questo. Meno male che me l'ha ricordato. Detto questo, prendi la cornetta che il brasiliano ci aspetta. In questo mese ci sono sconti? No, ci stanno sconti. C'è sta sto cazzo noi.